centinaia di uomini delle forze dell'ordine a proteggere Napolitano, Letta e altri esponenti delle istituzioni. Dovremmo fare come è avvenuto durante la Confederations Cup in Brasile, cioè dovremmo prenderci noi in mano le sorti del nostro territorio e iniziare a dire chiaramente che queste politiche devastanti vanno fermate. Le parole chiave sono tre: debito, cemento e precarietà. Queste sono le tre parole che secondo noi il paradigma Expo si porta appresso. Come sta cambiando la vostra zona in vista di questo evento del 2015? Allora, innanzitutto bisogna parlare dei processi di cantierizzazione e di cementificazione che stanno avendo luogo intorno all'area di Ropero. Stanno iniziando i lavori, i cantieri su quei terreni che erano quelli inquinati, diciamo, quindi quelli che non erano stati bonificati. Ci sono anche dei costi relativi a queste bonifiche che non erano stati messi in preventivo, giusto? Sì, esatto, infatti sul primo appalto c'è stato un ragguaglio sul costo che ha portato in pratica ad arrivare al 100% di quello che era l'abbassamento dell'appalto che era stato preso con oltre il 40-50% di ribasso, quindi poi con questa storia delle bonifiche ci sono stati degli extra costi e le aziende hanno richiesto dei soldi appunto per fare questi lavori, per fare queste bonifiche. Expo è anche un modo di intendere la vita, è un brand rispetto al quale noi dobbiamo essere in grado di costruire un contro brand più potente, in grado di mettere in crisi questo ingranaggio.